Radio Radicale si è svolta oggi a Palazzo Madama la conferenza dei capigruppo per stabilire il calendario sul premierato. Martedì 7 maggio scadrà il termine per gli emendamenti e l'8 maggio e poi verrà votato il calendario in aula e l'8 maggio inizierà la discussione generale. Discussione che la maggioranza mira a concludere tra il 21 e il 23 maggio. Nel mezzo, lo ricordiamo, ci sarà anche il decreto Superbonus. Le opposizioni chiedevano, di esaminare il testo dopo le elezioni europee, hanno definito la scelta della maggioranza una forzatura. Noi abbiamo raccolto le dichiarazioni dei capigruppo all'uscita dell'incontro nello studio del Presidente del Senato Ignazio La Russa. Abbiamo ascoltato le voci del senatore Maurizio Gasparri, Presidente dei Senatori di Forza Italia, del Ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, della senatrice Alessandra Maiorino, del Movimento 5 Stelle, di Peppe De Cristofaro, di Sinistra Italiana e Verdi, e del capogruppo del PD Francesco Boccia, e del Presidente dei Senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. Ascoltiamo che cosa hanno detto sui tempi del provvedimento, che dovrebbe in teoria, non c'è proprio una data chiara, comunque insomma l'obiettivo è quello di concludere tra il 21 e il 23 maggio, dopo aver iniziato la discussione generale l'8 maggio, il prossimo 8 maggio. Buona visione e buon ascolto. Premierato si discuterà da mercoledì alle ore 10 e si prevede la discussione generale nella giornata di mercoledì, che non è detto che si esaurisca, vedremo quanti si iscriveranno. Quindi Il termine per mercoledì. gli emendamenti è mercoledì mattina alle 10. Giovedì mattina il Senato terrà la cerimonia per le vittime del terrorismo del 9 maggio alla presenza del Presidente della Repubblica la mattina e il pomeriggio il question time. Per cui la discussione sul premierato, non sappiamo quanto durerà o se si passa agli emendamenti, dipende da quanti si scrivono, riprende martedì pomeriggio. Dopodiché mercoledì pomeriggio ci sarà il decreto agevolazioni fiscali Superbonus, che sarà mercoledì e penso anche giovedì. Quindi il premierato si avvia, ma la conclusione con la votazione finale Stiamo non è parlando di stata martedì indicata. 14 maggio. Martedì pomeriggio ci sarà Scusi, senatore, le mercoledì posso 23. chiedere di dire il giorno del mese? Martedì 7 ci sarà la discussione su provvedimenti della Giunta. Credo che ci sia una questione riguardante il senatore Renzi, autorizzazioni, eccetera, Giunta. Mercoledì mattina scade il termine degli 8 emendamenti, maggio. 8 maggio, alle ore 10, c'è la discussione generale sul premierato, solo Ok, discussione generale senza ok, ok. votazioni, che poi non prosegue giovedì perché ci sarà una cerimonia col Presidente della Repubblica dedicata alla giornata delle vittime del terrorismo che si celebra il 9 maggio, giorno dell'uccisione di Aldo Moro. E quindi questo evento. E il pomeriggio question time. La settimana dopo, martedì 14 maggio, riprende la discussione o si passa alla votazione degli emendamenti in base a quanti si saranno iscritti, non lo sappiamo ancora. E quindi ci sarà la discussione. Da mercoledì invece, 15, credo nel pomeriggio, scatta poi il decreto Superbonus che diciamo dovrebbe concludersi in commissione e va in aula. E quindi non c'è una previsione di voto finale sul premierato che probabilmente si metterà alle settimane successive, Quindi ne dopo parlerà il Parlamento. le europee No, forse. questo non è Ah no, no, assolutamente no, detto. no. No. E Ok, poi stiamo parlando fino a 15 ok. maggio. Le europee, le informo, si sono l'8 giugno. Sì, Quindi il sì, 15 sì, 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 maggio sì. ci sono numerose settimane. Quindi non è Ok, questa l'interpretazione. ok. No. È un'interpretazione errata. No, gliel'ho chiesto perché Ed è poi. errata. Errata, va bene. Mercoledì 15 maggio, mi perdoni, il decreto Superbonus da che ora? Dalle 15 Dalle credo 15. che questi sono dettagli, insomma. Sì, Ok? Oh, e siccome sul calendario non ci sarà accordo, martedì si vota il calendario. Ah, E mercoledì ci sono le pregiudiziali anche, sicuramente. Questa è una mia ah, previsione. ok. Le Martedì. pregiudiziali No, sono l'abbiamo state. detto. Ah, l'avete detto? Certo. Vabbè, è una mia previsione perché non le presento Ok. io. Abbiamo garantito che ci Quindi io sono penso che ci sarà voto sul calendario martedì e mercoledì mercoledì benissimo. non ci sarà. Grazie Presidente, grazie. Sì, Il ministro ministro. Okay. Ormai ho passato il treno tutto. Ormai la Allora, avete fissato la data per la discussione generale per gli emendamenti sul premierato? No, abbiamo innanzitutto fissato l'inizio dell'esame di questo disegno di legge costituzionale, quindi per questo motivo esprimiamo soddisfazione. E devo anche dire che,
ringrazio il Presidente La Russa che ha fatto di tutto per cercare una mediazione che accontentasse anche le opposizioni. Noi abbiamo cercato di venire incontro alle loro richieste, però non si poteva rinviare all'infinito l'arrivo in aula di questo disegno di legge costituzionale, anche perché il mandato relatore è stato dato il 23 aprile, quindi saranno 15 giorni, il 7 di maggio dalla chiusura in commissione. Siamo soddisfatti che intanto si inizi a discutere, non abbiamo messo, non l'abbiamo detto anche in capigruppo, nessun limite alla discussione anche in aula, dopo aver rispettato anche, come dire, un'opposizione talvolta anche ostruzionistica in commissione, e pensiamo di poter andare avanti. Il martedì si voterà il calendario, però il nostro intendimento è quello di procedere con calma, rispettando tutti, con tutte le procedure previste, con tutti gli strumenti che il regolamento consente alla posizione di utilizzare, ma di andare avanti. E intanto è calendarizzato per mercoledì, il giorno 8, poi ritornerà probabilmente il martedì successivo e mercoledì, si incrocerà col decreto Superbonus, ma intanto parte. E questo per noi è in modo significativo molto importante. Ci saranno le pregiudiziali di... Questo è probabile, naturalmente non lo so perché dipende dalle opposizioni, che ce lo diranno, non so, oggi o più avanti. E però pregiudiziale, intanto però questo percorso parte finalmente in aula, è una cosa molto, molto significativa per noi, perché è una riforma costituzionale di premierato, quindi... l'arrivo in aula di un provvedimento a cui abbiamo lavorato moltissimo, a cui naturalmente il governo assegna molta importanza. Quindi nessun contingentamento dei tempi? No, anzi, credo, non spetta a me dirlo, ma credo che il Presidente del Senato garantirà tutti i tempi possibili. Adesso poi vedremo quanta gente si iscriverà al dibattito, ma non c'è questa volontà, anzi noi abbiamo detto partiamo, lasciamo il tempo al dibattito, poi ci saranno gli emendamenti, vedremo quanti sono, quanti saranno ovviamente molti, e quindi tutto il tempo necessario per affrontare questo tema, però partiamo, ecco. Immaginare che da qui al 10 giugno si stia in stand by su un provvedimento come questo, secondo me non ha senso. Ma le opposizioni avevano chiesto questo, di farlo dopo le europee? O di farlo dopo le europee, comunque solo di fare una discussione e poi rinviare tutto dopo le europee. Ovviamente significava di fatto interromperci l'8 maggio e poi stare 30 giorni abbondanti, 35 giorni senza far nulla. Non mi pare una proposta ragionevole. Comunque prima delle europee forse ci si riesce a... Beh, noi lo speriamo, però ripeto, intanto siamo partiti già, questo in modo significativo. Poi dipenderà dai pregiudiziali, dagli emendamenti, dai tempi, dagli atti, dai decreti, dalle altre cose, però già è partito e già okay. Questo è molto importante. Grazie. Grazie signor Ministro, grazie. Senatrice Maiorino. Allora, dunque, com'è andata la discussione? Allora, verrà votato il calendario, ma comunque c'è la data dell'8 maggio per il premierato. Sì, beh, è stata fatta una proposta che è irricevibile, appunto, quello di iniziare la discussione il 7 maggio, no? 7 o 8 maggio? 8 maggio. 7 maggio ci sono alcune... Ma c'è già stata anche prefigurata la tabella di marcia, per cui si è già previsto, quindi era una finta proposta. A me spiace smentire anche il Ministro, non si è cercato di venire incontro alle esigenze delle opposizioni, perché già si è anticipato che bisognava poi chiudere con il voto finale il 21 maggio. Quindi è già tutto predeterminato. Ah, quindi il 21 maggio è fissato. Già tutto fissato, e questo per noi è il 21 maggio è il voto finale. Ah, non ve l'avevano detto? Non ce l'avevano detto. Perché no. Poi hanno detto, beh, forse vediamo, poi si fa una nuova capigruppo, magari perché si vota più detto là, però sostanzialmente è già, il pacchetto è già fatto. Okay. Di là si vota l'autonomia differenziata, di qua si chiude il premierato, prima delle europee. È chiaro che c'è un disegno politico, no? È chiaro, io avevo suggerito di spostarlo anche per evitare, diciamo, che venisse maliziosamente interpretato in questo modo, l'abbinamento, questo scambio tra autonomia differenziata e premierato. È evidente, è palese, più chiaro di così non avrebbe potuto essere. Noi non possiamo che opporci nel merito e nel metodo, perché questo è un disegno di legge costituzionale che sfregia completamente la nostra forma di Stato. È stato cambiato in corso d'opera in commissione con quei 4 macro emendamenti del governo, quindi una situazione di stato confusionale in cui la stessa maggioranza è, e di corsa in aula, è inaccettabile. Durante la campagna elettorale per l'Europa, quindi quando il Paese è
possibilmente distratto, cioè sta pensando all'Europa, sta pensando alle elezioni europee, e anche noi siamo tutti impegnati in quello. È una tabella di marcia assolutamente irricevibile. Noi certo presenteremo le pregiudiziali, perché riteniamo che ci siano proprio dei profili di incostituzionalità, di sovrapposizione dei poteri, di accentramento dei poteri nelle mani di una sola persona. Quindi veramente profili gravi, e quindi presenteremo anche le... Pensa che possa essere favorevole, perché visto che saranno tutti impegnati per l'Europa, parecchi che hanno una candidatura, ci avranno qualche comizio, qualche cosa, magari ci scappa qualche... che la maggioranza va sotto su qualche... Può capitare, allora è capitato prima, però, questa insomma, maggioranza nonostante i numeri, è capitato sotto, anche se vanno sotto fanno rivotare, no? Come hanno fatto alla Camera, per sì, cui, beh, se non lo proclamano, alla Camera ci sono nuove regole, non so se lo sapete, ma ci sono nuove regole, sono stati cambiati i regolamenti parlamentari senza dirlo però al Parlamento, per cui anche quando capita che si sia sotto, come è successo alla Camera, poi il voto si rifà. Dopodiché è evidente, questa ovviamente è una battuta, è evidente quello che è successo. La Lega sta forzando alla Camera sull'autonomia, Fratelli d'Italia sta forzando al Senato sul premierato. È chiaro che siamo dinanzi a quello che denunciamo da molti mesi, cioè uno scambio politico tra le forze di maggioranza, due provvedimenti opposti che dicono due cose opposte, uno accentra, l'altro decentra, che hanno in comune la totale marginalizzazione del Parlamento, che si è vista già ora, perché dinanzi a una proposta ragionevole, cioè quella di avere tempi un po' più dilatati e di non lacerare la Costituzione italiana in questo modo, purtroppo non c'è nessuna risposta se non la scelta di andare avanti. È evidente che si voterà prima delle europee, è assolutamente evidente. Quindi conferma il 21 maggio. Sì, è assolutamente evidente che il 21 maggio si voterà. Evidentemente la propaganda politica conta più del bene del Paese e del bene della Repubblica e della Costituzione. Fortunatamente però i padri costituenti sono stati molto saggi e quindi avevano previsto i due terzi, e quindi queste forzature in Parlamento non faranno altro che rendere ancora più clamoroso l'esito del referendum costituzionale. Saranno travolte nel referendum costituzionale, perché queste forzature e questo sfregio alla Costituzione sarà respinto, io penso, dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, compresi i loro elettori. Grazie. Grazie, grazie al senatore De Cristofaro. Vediamo adesso. Sentiamo presidente. Allora, l'8 maggio, allora, premierato. No, siamo indignati, è evidente che lo scambio che denunciamo in Parlamento e nel Paese da inizio legislatura è stato ancora una volta comprovato dall'atteggiamento della maggioranza. C'è uno scambio Fratelli Italia-Lega, lo si vede plasticamente a Montecitorio in queste ore, lo si è visto sull'autonomia, c'è la Lega che forza spaccando il Paese con il disegno di legge Calderoli, ed è sotto gli occhi di tutti il tentativo dell'altra parte della maggioranza di imporre all'ordine del giorno dei lavori parlamentari il premierato in questo ramo del Parlamento. E la cosa ci preoccupa non poco, perché è evidente il tentativo di Giorgia Meloni di concentrare tutto il potere nelle sue mani con una riforma che esautora il Presidente della Repubblica e che trasforma la Repubblica con una Costituzione che ci ricorda che è fondata sul lavoro ed è antifascista, e noi a maggior ragione siamo sempre più preoccupati alla vigilia di una competizione europea che dirà se l'Italia sta da una parte o dall'altra, e questo scambio Lega Fratelli d'Italia porta davvero l'Italia fuori dal perimetro della nostra Costituzione. Ma è vero che hanno detto che lo vogliono votare entro il 21 maggio. Cioè, sì, questo le fa pensare che potrebbero mettere una ghigliottina? Ma mi fa pensare che c'è uno scambio in atto, che c'è anche una tensione tra Lega e Fratelli d'Italia sulla pelle del Paese, perché è evidente che più spingono da Montecitorio per andare avanti sullo spacca Italia e Calderoli, più di qua Fratelli d'Italia, non pensando al Paese e ai danni che fa lo spacca Italia di Calderoli,
chiede i pieni poteri a Giorgia Meloni. Questo è quello che abbiamo di fronte. Al di là del calendario è stato fissato, si è parlato della data del 21 maggio per il voto finale. Il 21 maggio è emerso come data possibile, e però, quindi non è certo, non è stato fissato. Do atto al presidente La Russa che questa forzatura oggi non è stata fatta, nonostante la maggioranza ci abbia provato. Però siamo preoccupati perché il 21 maggio è dietro l'angolo, e siccome questa maggioranza continua ad utilizzare i numeri anziché la politica, non c'è una discussione con le opposizioni, ma ci sono forzature. Aggiungo una cosa che per noi è fondamentale, è che abbiamo denunciato, abbiamo lasciato agli atti della Capigruppo il numero sproporzionato di mancate risposte da parte del Governo al Parlamento. Abbiamo 61% degli atti di sindacato ispettivo che sono senza risposte. È una denuncia che facciamo ad alta voce perché è la dimostrazione che questo governo non rispetta il Parlamento. Grazie Presidente. Presidente, il senatore Malan. Presidente Malan. Siete di fretta. No, ci mancherebbe altro. Capisco. Allora sarò brevissimo. No, per loro sì, per loro. Allora, guardate, noi abbiamo chiesto di avere il calendario. La riforma del premierato, la riteniamo una riforma molto importante, è stata chiusa in commissione, non c'erano ragioni per non inserirla nel calendario, non si sono fatte tappe forzate, vedremo, è stato fissato il limite, la scadenza per gli emendamenti, vedremo quanti se ne presenteranno, vedremo quale sarà l'atteggiamento dell'opposizione, quello della maggioranza ovviamente sarà di sostegno. Quando è il limite della scadenza degli emendamenti? Martedì. Non mi ricordo l'ora, martedì 7 maggio contiamo di andare avanti. È stato anche preannunciato una ipotesi, però non calendarizzata. Per ora di sicuro non si finisce né nella prima né nella seconda settimana di maggio. È stata fatta l'ipotesi non calendarizzata neppure nel calendario, che non essendo approvata all'unanimità è ancora in qualche modo provvisorio, ma l'ipotesi che invece sia la terza settimana, 21-23 maggio. Grazie. Quindi non c'è nessun tipo di forzatura, non ha vinto la legge del più forte. Ma è ovvio che sappiamo bene che l'opposizione è contraria a questo provvedimento, alcuni hanno detto chiaro perché siamo contrari all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, come lo sarebbero ancora di più del Capo dello Stato, e si oppongono, ma non abbiamo fatto forzature in termini di tempi, in Commissione. L'iter è durato da novembre fino a qualche giorno fa, per cui insomma un tempo adeguato, anche perché si sono discussi, si sono passate molte ore in commissione. Arriviamo all'aula, ci sarà la presentazione degli emendamenti, non è detto che il provvedimento sia blindato così com'è, potranno ancora esserci delle modifiche, cioè sarà un passaggio formale o burocratico, ma sarà un quindi potrebbero anche esserci delle modifiche last minute, potrebbero anche esserci, c'è un lavoro, è un lavoro che è avviato, siamo aperti anche a suggerimenti. Chiaro che se le premesse è che come ha detto autorevoli esponenti del Partito Democratico, ad esempio, loro sono contrari all'elezione diretta, siccome il disegno di legge è sull'elezione diretta, poi se hanno dei suggerimenti che vanno al di là della chiusura, naturalmente verranno esaminati, così come potranno essere possibili delle limature da parte della maggioranza. Ma loro si erano presentati qui perché volevano andare alla discussione generale dopo le europee, questo era il loro obiettivo oggi in Capitolo. E è stato menzionato anche questo. Legittimamente loro hanno fatto questa richiesta, noi altrettanto legittimamente, ma col fatto che abbiamo qualche senatore in più e dunque dovrebbe passare la nostra tesi, abbiamo invece chiesto di andare avanti perché non c'è ragione che il Senato si fermi per via delle elezioni europee. Ho capito. Temete qualche incidente di percorso perché saranno tutti impegnati per la campagna elettorale per le europee? Qualcuno potrebbe mancare, quindi sarà necessario fare un lavoro. Sarà necessario un impegno e una presenza da parte di tutti, e noi già ci stiamo sensibilizzando tutti i componenti, tutti i senatori in questo senso, e pertanto sarà un passaggio impegnativo. Allora, in bocca al lupo, buon lavoro, grazie al senatore Lucio Malan, grazie. Grazie a voi.